Buonasera a tutti. Molto brevemente, perché stamattina dall'amico Tommy Tedone in radio ho avuto modo ulteriormente di spiegare come funzionano i mercati serali, quali sono i nostri mercati serali nella nostra concezione che non abbiamo mai cambiato e il fatto che poi sono giunte telefonate che ci hanno ringraziato per aver esplicitato in maniera così chiara, al contrario di altri, cosa significa mercato serale? Ebbene, oggi prendiamo questo che è l'articolo 30 del documento strategico del commercio approvato dal Comune di Bari, quel contestatissimo documento strategico approvato a maggio 2022 a Bari, che io ho contestato e che De Caro, con qualche emendamento su mio suggerimento, ha portato in Consiglio Comunale. L'articolo 30, a proposito di orari del mercato, prevede che dal primo lunedì fino al venerdì della sola prima settimana dei mesi di luglio e di agosto, salvo deroghe particolari su richiesta delle associazioni, eccetera, eccetera, l'attività commerciale presso i mercati settimanali si svolge dalle 16 alle 21. Attenzione, perché stiamo continuando a ricevere valanghe di telefonate di operatori che si vedono negare il diritto al lavoro nell'orario mattutino perché il Comune di Bari, sbagliando, ha posticipato i mercati dalla mattina alla sera, non ha prolungato l'orario, non ha creato i mercati straordinari aggiuntivi, ma ha costretto gli operatori che hanno i posteggi per operare di mattina ad andare il pomeriggio. E allora, qual è la situazione? Nel mercato mattutino, se io dovessi aprire alle 7 e chiudere, per esempio, anticipatamente, perché magari le giornate sono estremamente calde, con i 40 gradi che abbiamo avuto nei giorni passati, cosa succede? Che apro alle 7 e chiudo alle 11, per esempio. In questo caso ho avuto 4 ore di lavoro a disposizione, impiegando il tempo lavorativo dalle 7 alle 11, chiudendo un po' prima, quindi non esponendomi all'orario più caldo della giornata, e facendo evidentemente il mio incasso. Questo significa che aggiungendoci quell'ora canonica per raggiungere il posto di lavoro, in tutto ho impiegato 5 ore. Però 5 ore con 4 ore lavorative piene. Invece nel mercato serale cosa succede? Che per raggiungere l'area mercatale ed essere pronti per cominciare ad operare alle 16, come prevede l'articolo 30 del documento strategico che noi contestiamo, bisogna arrivare un'ora prima, quindi mettersi in movimento già 1 o 2 ore prima a volte, perché le aree mercatali sono ad incastro, come nel caso per esempio della città di Bari. Quindi se non arrivi prima del collega che monta prima di te, non puoi andare ad occupare il posteggio. Quindi che succede? Arrivi alle 3 sull'area mercatale, alle 2:30, quindi nel pieno del caldo, prendendoti il pieno del calore, e inizi ad operare alle 4? No, perché alle 4 chi viene al mercato alle 4? Poiché i mercati serali sono di passeggio, vengono chiamati, la gente comincia ad uscire alle 19:30, però i mercati, secondo quello che è scritto all'articolo 30 del documento strategico del commercio, che evidentemente qualcuno o non legge o non ha letto, che non sa leggere, alle 21 bisogna chiudere i mercati. Quindi praticamente per lavorare dalle 19:30 alle 21, cioè 1 ora e mezzo di lavoro vero, uno deve occupare il suo tempo dalle 14, poi c'è il rientro a casa notturno dalle 14 alle 23 almeno. Scusate, qual è la logica commerciale? Poiché
la quantificazione del lavoro si fa anche in termini di orario di lavoro e di ore lavorative, io chiedo ad alcuni scienziati che nonostante tutto continuano ancora a giustificare l'ingiustificabile. Qual è il senso di stare su un'area mercatale dalle 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, perché bisogna smontare le attrezzature, mettiamo anche 22, cioè investire 8 ore di lavoro, anzi 8 ore lavorative, per lavorare un'ora e mezza la sera. C'è una logica? Esiste a questo una logica? Per noi non c'è, ma non solo non c'è per noi, non c'è per decine, decine, decine di ambulanti che continuano a chiederci la modifica di questa grande illegittimità. Perché negare il lavoro negli orari canonici, spostando gli orari alla sera, è peraltro una illegittimità, oltre a essere qualcosa di incomprensibile. Quindi mi rivolgo a Vito Leccese nel caso di Bari, perché Bari è l'unico comune che ha adottato questa cosa assolutamente strana. Caro Vito Leccese, questo è l'appello. È di provvedere con la massima urgenza a dare seguito all'impegno preso da Antonio De Caro a maggio 2022 nell'aula consiliare del comune di Bari, cioè quello di rivedere questo benedetto documento strategico, di andare a rimuovere tutti quegli elementi di negatività che sono tanti e di dare una visione strategica che guardi avanti. In merito ai mercati serali, caro Vito, caro sindaco, non negare, come avete fatto fino ad oggi, il diritto di esercitare l'attività negli orari previsti dalla norma, quelli mattutini, che sono quelli idonei e previsti per i concessionari di posteggio. I mercati serali siano solo in edizione aggiuntiva, straordinaria, che devono dare qualcosa in più, non devono togliere. Questo deve essere chiaro. Ci stanno sollecitando molti commercianti, moltissimi che provengono dalle nostre città e hanno i posteggi nei mercati di Bari, ma anche moltissimi baresi. Ci stanno sollecitando anche ad intraprendere le vie legali per rimuovere quella grande stortura. Stiamo mediando. Ancora una volta stiamo mantenendo un profilo istituzionale alto. Abbiamo rinunciato a raccogliere le firme per non, come dire, smentire e forse anche per non sbugiardare qualcuno. Abbiamo evitato di intraprendere le vie legali perché avremmo voluto anche contestare quel documento strategico sin dalla sua approvazione, ma poi le rassicurazioni di Antonio De Caro ci hanno fatto desistere dall'impugnativa che avevamo già in qualche modo intrapreso. Quindi rimettete le carte a posto. Santo Spirito sta ancora con una graduatoria illegittima. Dica al dirigente Cassano del settore sviluppo economico che ad oggi, nonostante le sue promesse, le sue rassicurazioni, Santo Spirito sta ancora in quelle condizioni. Dobbiamo aspettare ancora? Aspettiamo l'investitura. Una volta che ti hanno investito, nel senso che ti hanno ufficialmente proclamato sindaco, mettiamo mano a tante cose che a Bari non vanno bene.